Un poliziotto nota e insegue una golf car su una strada pubblica. Per favore, si fermi. Stava guidando su una strada pubblica. Questa è casa mia, questa è proprietà privata. Lei non può entrare. Le sto dicendo che stava guidando su una strada pubblica. Lei ha le prove? Qui non può venire. Non stavo guidando, ok? Mi favorisca la patente, per cortesia. Qui è proprietà privata. Lei non può entrare qui, va bene? Non sto commettendo nessun crimine. Sono all'interno della mia proprietà. Esca fuori. Guardi, non funziona così. Mi deve dare la sua patente, va bene? Stava guidando su una strada pubblica senza targa. Mi scusi. Ha capito quello che le ho detto? Voglio che suo marito mi dia la patente. Ma perché mai? Non abbiamo fatto niente. E va bene, chiamerò il sergente. Esca fuori dalla mia proprietà. Non stiamo commettendo nessun reato. Siamo sulla mia proprietà. Le ho detto che non funziona così. Lei era su una strada pubblica. Adesso firmo tutto. Glielo dirò di nuovo, signore. Mi favorisca la patente. Questa è la mia proprietà e lei non può provarlo. Posso provarle come? Avevo la body cam accesa e tutto registrato. Le ripeto, mi dia la sua patente e la sua ID card. Guardi che non funziona così. Noi qua siamo sulla nostra proprietà. Lei non può venire a disturbarci. Non abbiamo commesso niente. Che ne dici, amore? Chiamerò un supervisore. Lo farò venire qua. Intanto sto filmando tutto quanto. Questa gente non può venire nella nostra proprietà. Mi dia la patente. Meglio per lei. O dovrò arrestarla. Ma perché è venuto dietro di noi? Con tutte le macchine che ci sono. Lei non può venire qua. Posso e come? Lei non può bloccare il nostro giardino con la sua auto. Signora, io sono un agente di polizia. Lei non gli è permesso di entrare nella nostra proprietà privata, ok? Chiamerò un supervisore. Chiami pure il supervisore. Lei non sta facendo bene il suo lavoro, ok? Vieni, amore, andiamo dentro. Aspettiamo il supervisore. Questa è una proprietà privata, glielo ripeto. Lei non può venire qua a disturbarci. Non funziona così, signore. Questa zona è tutta privata, incluso la strada. Ma voi venivate da fuori. Ho tutto registrato. Guardi, guardi, lei è entrato dentro la nostra proprietà. Non può farlo. È lei che sta commettendo un'infrazione. Senta, signora, io conosco bene la legge e le dico che non è così. Se non volete favorire patente e carte d'identità, sarete arrestati, ok? Ma perché non si occupa di cose più grandi invece di venire da noi, ok? Non credo che lei sappia come funziona bene la legge. Lei doveva fermarci sul posto, non venire fino qua. Noi siamo nella nostra proprietà privata. Le sto dicendo che non funziona così. Io vi ho seguiti e vi ho fermati qui. Beh, non credo che la legge dica questo. Guardi che lei verrà arrestata per oltraggio alle indagini, se non la smette di parlare. Comunque le dico che questa è una prassi normale, ok? Non è una prassi normale. Lei non può entrare in una proprietà privata. Queste ville sono tutte private, inclusa la stradina. Senta, non ho voglia di discutere ancora con lei. Adesso arriverà il supervisore e vedrete che avrò ragione io. Come va? Che succede allora? Ecco, sono qua con mio figlio e tutto quello che sto cercando di fare è entrare in casa, ma sono stato fermato da questa gente che dice che guidavo la golf car nella strada. Ma qua sono su una proprietà privata e lui vuole la mia patente, la mia carta d'identità e la mia assicurazione. Beh, io gli ho detto che non gli darò quelle cose. Voglio dire, sono a casa mia, sono dentro la mia proprietà. Ok, ma non funziona così. Non è che se uno commette un reato e va a casa sua non può essere più perseguibile. Se un agente le chiede dei documenti, lei deve darglieli. Non può rimanere semplicemente a casa sua e finire la questione così. Beh, ma questa è un'area privata. Intendo, perché non mi ha fermato prima? Evidentemente non c'era il posto dove fermarsi e va seguito fino qua. Ci sono le telecamere che testimoniano il tutto. Ci sono molte persone che chiamano qua in centrale da noi e ci dicono che questi caddy sfrecciano sulle strade senza assicurazioni e senza dispositivi di sicurezza. Sono molto pericolosi, ecco perché interveniamo.
Oh, ma figuriamoci! Allora, io sono il supervisore. E le dico che se lei non fornirà la sua identificazione, dovremo arrestarla immediatamente. Le spiego come funziona. Lei ha due possibilità. O ci favorisce i documenti, oppure dovremo portarla in centrale per accertamenti e arrestarla per resistenza a pubblico ufficiale. Lei cosa vuole fare? No, io non do niente. Allora sarà subito arrestato. No, fermatevi, fermatevi. Le consiglio di non resistere. No, non sto resistendo. Bene, arrestatelo. Mi spiace, ma dobbiamo arrestarvi per ostruzione. Come vi permettete? Abbiamo dei bambini là dentro. Dovevate pensarci prima, ve l'avevamo detto. È la legge, signora. Abbiamo dei figli giovani, non potete arrestarci. Su, avanti, ammanettateli. Ci sono dei bambini là dentro. Non potete farlo. Signori, smettetela. E ora in macchina, sulle volanti. Non potete farlo. Vi prego. Beh, vi abbiamo dato parecchie opzioni e non la volete volute rispettare. Vi ho detto prima di fornire i documenti e non avete voluto. Anche la gente l'ha fatto, ma voi avete resistito. Quindi ora siete in arresto. Per favore, signore, non lo faccia. Ora non si può più tornare indietro. Sarete arrestati per resistenza pubblica ufficiale e per l'infrazione codi, ok? Si poteva evitare tutto questo con una semplice infrazione da $50. Ma ora con l'arresto e tutto diventerà una cosa più complicata, ok? Doveva pensarci prima. Perché non ha esibito la sua patente e la sua assicurazione alla gente? Perché ero a casa mia! Beh, le ho detto che non funziona così. Se si commette un'infrazione e si torna a casa, non è che semplicemente quell'infrazione è dimenticata. Non potete, abbiamo dei figli piccoli! Penseremo noi a loro adesso. In ogni caso, siete in arresto per il momento, ok? Dovete andare in centrale e darci delle spiegazioni più accurate. La prego, supervisore! Ci lasci andare! Mi spiace, ma dovevate pensarci prima. La coppia è stata arrestata per resistenza e per l'infrazione. Avranno bisogno di un avvocato e la questione gli costerà almeno $2000. Un saluto e al prossimo video.